Buongiorno popolo rossonero, buongiorno popolo del Madito, buon venerdì 6 di settembre. Come al solito vi chiedo un like al video che sia di supporto al canale, e la campanella per le notifiche per ricevere i video e naturalmente iscrivetevi, è gratuito. E insomma è un modo per così per stare vicini anche al nostro Milan. Più siamo, più siamo vicini al nostro Milan in questo momento, sicuramente complicato sotto tanti punti di vista. Volevo iniziare questo video con una notizia che ho letto ieri che mi lascia veramente perplesso, perché sembra che uno lo dice perché non ci partecipiamo noi, allora siccome non c'è il Milan, bisogna per forza parlarne male di questo Mondiale per club, di questo Mondiale per club che si terrà dal 15 giugno al 13 di luglio. Voi direte, come un europeo, come un mondiale, non è proprio la stessa cosa. Se andiamo a vedere bene, questo torneo con 32 squadre, 63 partite in 29 giorni. Perché nei commenti leggevo, no, qualcuno sostenere: ma sì, cosa vuoi che cambi? È come se ci fosse l'europeo, come se ci fosse un mondiale. Allora, per il tifoso sì, ma per la squadra no. Perché voi dovete calcolare innanzitutto che il campionato non è che finisce prima, come di solito quando ci sono gli europei e i mondiali, ma il campionato finisce il 25 maggio. Quindi per cui l'altra considerazione da fare è che non è che quando c'è un mondiale o un europeo, non è che tutta la tua rosa va a fare il mondiale e va a fare l'europeo. Noi abbiamo visto quest'anno chi è più fortunato, magari sono 3-4 giocatori, chi è quello invece che ne ha di più, magari ne ha anche 10. Già è difficile, però diciamo 10. Il problema è che tu hai veramente tutta la rosa a fare questo torneo. E chiaramente, una volta rientrati, i tempi sono quelli, le ferie le devono fare, e quindi tu con chi ti alleni? Chi fa la preparazione? Questi rientrano, vanno in ferie, tornano dalle ferie e iniziano il campionato. Tutta la squadra, tutta la rosa. Io la vedo una cosa, sinceramente, che potrebbe riservare delle sorprese, nel senso che molte squadre, secondo me, molti giocatori, non so come veramente, come pensino di organizzare. Io sinceramente vi dico, va bene così. A noi va bene così, anzi cerchiamo di approfittare di questa cosa, cerchiamo l'anno prossimo di approfittarne, speriamo che magari il derby, come al solito, arrivi nelle prime giornate, la prossima stagione, adesso è troppo lunga da pensarci, però scommetto che, non so perché, ma penso che il derby arriverà molto più avanti la prossima stagione, così, a sensazione, non lo so, mi è venuto in mente adesso. E, però sarà complicato, sarà sicuramente complicato. E i giocatori, non dobbiamo dimenticare che la Champions League quest'anno sarà più lunga, ci saranno più partite. E, insomma, una decisione secondo me del tutto sbagliata, ma neanche proprio nella forma, nella sostanza, nel fatto che non si tiene conto di quella che è anche la salute fisica dei giocatori. Cioè, i giocatori hanno bisogno di uno stacco. Se fanno mondiali, mondiale per club, europei, europei, mondiale per club, mondiali, ragazzi, la vedo pesantuccia, la vedo molto problematica. Va bene che i soldi comprano tutto, però non lo so, io ho sempre in mente le parole di Ancelotti di qualche mese fa e secondo me qualcosa volevano dire, qualcosa. Però
qualcosa magari lo capiremo più avanti. Ma in questo venerdì 6 di settembre volevo anche sottolineare le parole di Mike Mignon, perché ecco, Mike non è mai banale, parla poco, però quando parla non è mai banale. Adesso io mi auguro che vinca questo premio, il premio Yash del miglior portiere, se non altro è stato eletto il miglior portiere degli europei, è il leader indiscusso della Francia, ha fatto, insomma, ha fatto una stagione in cui lui non è stato soddisfattissimo, lo dice nell'intervista, è molto onesto, però insomma, quando diciamo nessuno può mettere in dubbio le qualità di Mike e anche, ripeto, soprattutto sotto il profilo, della persona. A me è piaciuto molto il passaggio in cui invita a non, e non posso che essere d'accordo con lui in questo, cioè invita a ragionare con la propria testa, a non farsi influenzare dal giudizio degli altri, semplicemente a non dover, diciamo, essere per forza, il proprio pensiero non deve essere per forza accettato dagli altri, le proprie aspirazioni, le proprie cose. È giusto avere diciamo, un'autonomia di pensiero che ti consente, anche se casomai di sbagliare. Lui dice che la scorsa stagione per lui è stata una sconfitta, anche se secondo me l'episodio avvenuto a Udine ha un po' condizionato il suo finale di stagione, soprattutto. Comunque, noi siamo felicissimi, almeno. Ci sarà qualcuno che magari non è neanche felice di avere Mike Mignon in porta. No, io sono felicissimo di avere Mike Mignon in porta e mi auguro che possa avere questa soddisfazione di vincere questo premio e di vederlo il più in forma possibile, anche perché mi dispiace molto per Mike, perché in queste prime giornate lui è andato molto bene, ha giocato molto bene, cioè se quello che doveva fare l'ha sempre fatto, ha fatto anche di più. E solo che se tutte le partite si ritrova il giocatore a 1 metro, a 2 metri, con la porta spalancata, ragazzi, mi spiace veramente per Mike, perché non merita in questo momento di subire tanti gol quando è in forma, sta bene e lo dimostra anche in campo. Quindi mettiamoci a posto anche per il nostro portierone, per Mike. Notizie dal campo: Morata si sta allenando da solo perché la squadra, sapete, ha avuto dei giorni di riposo e si ritroverà lunedì. Quindi, siccome io li ho visto fare una corsa bella sostenuta, una serie di ripetute, io credo che il discorso fisico è superato. Adesso è in atto una riatletizzazione, che vuol dire che, insomma, lui poi non avendo fatto praticamente la preparazione, ha bisogno di, diciamo, di essere pronto proprio dal punto di vista fisico. Ci sono ancora diversi giorni, ci sono ancora 9-10 giorni prima della partita con il Venezia, quindi sarà interessante capire nell'arco della settimana chi tra Morata e Ebram partirà titolare nella partita con il Venezia. Ricordiamoci che subito dopo avremo il martedì la partita con Liverpool e poi il sabato la partita con l'Inter. Quindi io credo che in un momento della stagione in cui nessuno dei due è al 100% potrebbe non essere scartata l'ipotesi di una staffetta anche magari soprattutto nelle prime due partite, quella con Venezia e quella con Liverpool, e poi diciamo chi avrà raggiunto il miglior stato di forma potrà giocare da titolare quel derby del 22 settembre che sarà uno spartiacque importante per la nostra stagione. Io credo, spero, da tifoso non posso che sperarmi, che sperare, che augurarmi che quel 22 settembre sia un giorno di svolta. È un giorno in cui magari
tanti discorsi che stiamo facendo adesso potrebbero improvvisamente capovolgersi, ma quello al momento è solo una mia speranza da tifoso ovviamente, che ama visceralmente il nostro Milan. Quindi se questa speranza è anche nei vostri cuori, e sicuramente c'è, mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale e Forza Milan, sempre e comunque.